il match dei match. Siamo in Elite Wimbledon contro Marianella. Vito. Ma soprattutto tanti ospiti speciali, tanti membri dello Sbordone League, con Vittorio Donacci pronto a battere il calcio d'inizio. Nel Marianella figura anche il grande uno dei grandi founder, Antonio Nelson Nelsigno, per gli amici Schioppa, contro il grande Wimbledon di Carlo Geron Cuccaro. Non so, però solo io, Francesco Romeo, a commentare questa sfida adesso nei campi. Intanto si inizia, presentiamo anche poi successivamente i nostri ospiti. Ragazzi, presentatevi. Buonasera a tutti, ragazzi. Nome, Gianni Perna. E buonasera a tutti, Daniela Di Mandello. Grazie, ragazzi, ci accompagnando nel commento di questa sfida. E subito imposta il Wimbledon dal basso con Salberg. Gancia la palla, palla dentro. C'è l'ingresso in area di Marco Lanza, che studiano. Tanto Tonacci al volo! La risposta di Cuccaro, il primo scudo di questa partita è di Vittorio Tonacci. Cuccello, attenzione qui, entra in aria, Lanza contro Cuccaro, Lanza lotta in aria, ma riesce a allontanare miracolosamente. Ma sono dettagli, risposta. Spinta e profondità per Lanza con l'esterno verso Tonacci. Lotta contro Tonacci! Tornato! Apre lui la sfida! Blocca il risultato! 1-0! La rete di Vittorio Tonacci con il numero 9! Il numero 6! Quindi Rispo, detta la profondità per Lanza. Tunnel sul numero 6, ancora Lanza! Cuccaro! Molto larghe, metà sono state sempre larghe dal primo secondo. Salberg! Punta, Schioppa, si accentra, Salberg! Ancora Salberg, viene fermato qui da un ottimo Rispo. La percussione al numero 3, ancora Rispo, entra in aria! Era... Sì, Telise, esatto. Cerca la percussione centralmente, c'è la pressione di Petagna, Telise. Che libero Napolitano, palla che calcia, Natale non trattiene però, quindi c'è il pareggio del Wimbledon con la rete di Telese. Rispo, si torna dietro da Napolitano, verticale per Salberg, che ha spazio per calciare, gestisce, gira dietro da Natale che con l'esterno cerca, Lanza riesce ad arpionare, supera Napolitano, Lanza dentro! Ed è un super gol di Marco Lanza. Napolitano contro Ragni. Ci prova lui, conclusione deviata da Schioppa. Però fermato dagli erbolini. Cuccaro. Napolitano, bellissima qui la giocata contro Ragni. E serve largo gli erbolini. Ottima qui la giocata di Alfano, dai, vai per Napolitano, vede in profondità Telese che si gira, cerca uno spazio per calciare Alfano con Lanza che parte in velocità, c'è però Mongelli che l'anticipa, quindi Tonacci, Napolitano, lancio lungo a cercare Alfano di testa, ci prova Tonacci nonostante l'infortunio, e pallone che esce di poco allo specchio della porta, c'è stato anche il doppio fischio, 2-1 Marianella. Aperto le marcature e poi per della Blonde. La Blonde che nel finale del primo tempo è rimasto anche in campo, è rimasto, piccoli portato qui occasione per Lanza con l'esterno! È un mostro! Child, è un mostro child. Marco Lanza! Attivo controllo, quindi Petagna, Rispo. Costo costa ancora di Rispo. Supera Sorrentino, Rispo si accentra, calcio! Punta Petagna. Recupera però Tonacci che può partire in contropiede dentro per Petagna, doppio passo, calcia, conclusione murata, Tonacci che ha palla, palla dentro, Ragni si coordina, vede vicino Di Maio, Cuccaro con i piedi e quindi Napolitano, fase centrale per Telese che si coordina, calcia, c'è la deviazione, Salberg ed è la grande risposta di Natale, Wimbledon. Napolitano dietro Salberg di Rispo che può partire in percussione, ancora Rispo ci prova, Cuccaro Petagna va in profondità verso Tonacci, c'è il liscio di Di Maio, Lanza alla battuta, Salberg calcio di punizione, va Lanza, Cuccaro
è sempre lì, palla lunga, Telese fa da sponda contro Ragni, Telese, opportunità per Napolitano, serve dentro Salvergio, si gira per Telese, Salvergio, Rispo, non riesce a allontanare il Maranello e qui c'è l'errore di Schioppa, è Natale e porta il gol del 3-2, la doppietta di Telese. Fatto barriera 3 per Cuccaro, va Petagna ed è un gol stupendo, il 4-2 riallunga le distanze dal buon vedato dopo il brivido, triplice fischio, il Marianella ottiene la sua prima vittoria dopo ben 7 giornate. Questo ragazzo in maglia Inter è un nostro compagno di viaggio, la voce penso a breve la riconoscerete, la conoscete da molto più tempo, Vittorio Tonacci, oggi in versione bomber, hai aperto tu le marcature con un colpo alla Dzeko, anche se è detto in campo ti senti un po' Lukaku. Chi l'ha detto? Tu. Io non ho mai detto questa cosa. Allora un tuo compagno ha detto che sei Lukaku, ma è la maglia dell'Inter numero 9, ciao, hai fatto Carlo. Un gol da ciao, Carlo. Numero 9. Allora io vorrei dire una cosa. Dimmi, anzi dici. Che ora Carlo, secondo me, è meglio che continui a lavorare da casa e fa le telecronache smart working, perché secondo me non è il caso che torni più sul campo. Abbiamo dato una lezione di calcio e di bel gioco. E di bel gioco, perché non abbiamo vinto il cortomuso, abbiamo vinto giocando soprattutto la prima, poi gli ultimi 10-15 minuti stanchi, non gioca nessuno di noi. Io non giocavo da anni su questo campo, quindi ci siamo divisi un po'. Però tra l'altro, cosa molto importante, mi sono tolto lo sfizio di segnare a Carlo, mai successo prima, neanche quando ero solo giocatore. Quindi siamo felici di questa cosa e mi dispiace Carle, purtroppo è andata così. Avete iniziato questa nuova gestione e in conclusione vittoria importante, quali adesso le vostre ambizioni? Quali sono le vostre ambizioni per rilanciare il Marianella? Ma non so, non penso che continueremo. Continuerete. Lasciamo, diciamo attualmente ai sostenitori del Marianella che potete continuare dopo questa bella prestazione. Sarebbe molto bello, ma credo che sia impossibile perché... Sogni infranti. Dobbiamo lavorare, ragazzi, qua si lavora, non si deve pagare, che cosa? Cioè, lavoriamo, oggi ci avevo permesso questo. Però lavoriamo per tutti i nostri telespettatori, amici dello Sbordone League. Facciamo la chiusura perché purtroppo... In rec. Lui, Jen. È stata una bella partita oggi. Loro due, Carlo e Vittorio, ci hanno accompagnato un po' il commento, soprattutto al tuo gol. Non ho capito niente, ho visto solo la gran gol della Blonda. Bellissimo. Anche voi ragazzi, un po' un'opinione sulla sfida. Segnavo, una sfida molto combattuta. Piccola parentesi, scusa. Dimmi. Se non segnavo era calcio rigore, perché non so chi mi ha disturbato. Quasi mi ha perso la scarpetta. Ma non ci sono là. Quindi è stato un contatto abbastanza importante. Però bella partita. È un piacere passare questa giornata insieme a voi, al nostro Checco Romeo. Grazie a voi, ragazzi. Salutiamo lo Sbordone. Un saluto a tutti. Amici di Sbordone League, ci vediamo settimana prossima. Ottava giornata. Inizia a chiuderci il cerchio. Ciao a tutti.